Cari fedeli, care sorelle, benvenuti nel nostro podcast cattolico. Iniziamo con questa notizia. Nel mare vicino Ostia, quindi nell'isolare laziale, è stato fatto sventolare con un aereo questa citazione: Benedetto XVI non ha mai abdicato. Ora, cari fratelli e care sorelle, ci si potrebbe discutere per ore su questa tematica, ma ne facciamo un podcast di circa 3 minuti per far comprendere che chi ha fatto questo successo si assume le sue responsabilità e finisce lì già il discorso per chi l'ha fatto. Ma se andiamo a vedere nella sostanza, il pontefice Benedetto XVI, che è ormai nel mondo della verità, aveva abdicato, se vi ricordate, l'11 di febbraio del 2013. Non si può negare l'evidenza. Chi la vuol negare l'evidenza, ovvero con un fatto storico realmente compiuto, ce ne sono molti, nel web e nelle ASPA. Ma al di là di costoro, il messaggio non è vero, ovvero è una, diciamo, non verità quella che è stata esposta. Il pontefice a suo tempo lo ha fatto il gesto di abdicare, ovvero di dimettersi e quindi abdicare, come fece Celestino V. Se vi ricordate, Celestino V fece la stessa identica cosa. Le motivazioni dell'abdicazione, dimissioni, non si sono ben spiegate, sono misteriose, come ben sapete. Celestino V lo disse: non riuscivo più a stare lì a fare il Papa perché c'era una situazione assurda, abnormale, incredibilmente contro quello che dice Gesù. Che Benedetto XVI abbia fatto la stessa cosa, e chi lo sa, può essere, però ripeto, lui ha abdicato, che te si è dimesso. È un gesto che è stato fatto, l'ha fatto, non si andrà a vedere chi è la persona che con l'aereo ha fatto questa cosa, ma il problema vero e proprio rimane il fatto che tutti vogliono studiare i misteri di Dio e nessuno riuscirà mai a capirlo qual è questo perché si è dimesso Benedetto XVI. È un mistero che solo il Signore potrà rispondere con gli eventi della storia che si succederanno. Tutto qua. Sia lodato Gesù Cristo. E Ave Maria.